percorsi storici, però voglio toccare un minimo scusate, poi magari dimentico qualcuno non so. Però ci sono appunto le maestre delle nostre scuole dell'infanzia che tanto hanno faticato e lottato tutti i giorni. Ci sta Rina Perugia, che è, come dire, la memoria, un pezzo di memoria storica dell'antisemitismo, di quanto, diciamo, anche il popolo della Garbatella e di Roma ha sofferto negli anni più bui della storia italiana. C'è Filippo Murgia, con il quale stiamo facendo una battaglia più che decennale per far mettere una targa, un'intitolazione al fratello Aldo, che veramente qui ricordo con grande affetto, vittima della barbarie umana, urbana, diciamo, ecco, vittima della barbarie umana, che ha perso la vita, un nostro concittadino che ha perso la vita anni fa, veramente per quei motivi futili che tutti noi, quando leggiamo le storie sui giornali, diciamo: ma com'è possibile che ci siano ancora episodi di violenza di questo tipo? Ecco, noi abbiamo anche una testimonianza di questo tipo. Professoresse, una nostra storica, Maria Rosaria, una nostra storica, il consultorio di Via dei Lincei rappresentato, quindi voglio dire, la professoressa del Socrate e poi tutte, Rita, Floriana e poi Giancarlo Proietti di Cara Garbatella, Augusto Acciari degli Acciari Brothers, Nora del nostro meraviglioso coro, e poi tutti i genitori, genitrici, veramente, insomma, tante persone, perdonatemi, Ines del Slow Food, anche dipendente comunale che tanto battiamo per tante cause appunto politiche, sindacali, di manutenzione degli edifici pubblici. Quindi veramente c'è un po' tutto il mondo, c'è Garbatella e c'è la villetta soprattutto, che ringrazio, che li vedo nascosti sotto l'albero, ma insomma... La Lauretta. però c'è il GAS, il gruppo di acquisto solidale, quindi veramente siamo... Cioè,